siamo qui nei pressi della parrocchia San Giuseppe per la processione dei giovani. Quest'anno, ecco, per insieme ai giovani della diocesi, di tutta la diocesi, per la Via Crucis dei Giovani, è un'iniziativa che facciamo ogni anno nella Domenica delle Palme. Ogni anno tocchiamo una forania diversa della diocesi e quest'anno siamo qui a Monte di Procida. Perché la Domenica delle Palme? Perché è la giornata mondiale dei giovani. Ogni anno il Papa consegna ai giovani per questa giornata, per questa domenica, un messaggio, ed è quello che ascolteremo durante il tragitto che svolgeremo da qui alla Chiesa dell'Assunta. E durante questo tragitto ascolteremo non solo le parole di Papa Francesco ai giovani, ma ascolteremo anche le riflessioni che i giovani stessi hanno fatto su quelle parole. Siamo qui con Sua Eccellenza Gennaro Pascarella, Vescovo della Diocesi di Pozzuoli, e una riflessione sul tema che oggi è stato sollevato con la Via Crucis dei Giovani. Il Vangelo ci invita ad essere poveri. Come essere poveri nella nostra società? Diciamo che innanzitutto la Pasqua ci riporta all'essenziale della vita, ci fa lasciare alle spalle tutto ciò che ci frena, tutto ciò che non ci rende liberi. La Pasqua per noi cristiani è proprio la festa della libertà. Il Signore crocifisso risorto che ci libera innanzitutto dal male, che è il male che ci rende schiavi, che ci libera dalla paura della morte perché ci apre speranza sull'eternità, e che ci libera anche da tanti vincoli, no, che la società oggi ci pone. E quindi il Signore che ci invita anche a condividere, no? Dobbiamo essere poveri per condividere, dobbiamo essere poveri per essere liberi, perché tante volte le cose ci rendono schiavi. È solo l'amore che ci rende libero, ma per vivere l'amore è necessario anche passare attraverso la povertà.